Questa è una di quelle giornate in cui purtroppo non si può fare affidamento sul tempo. La cosa non è un evento raro, per la verità, a queste latitudini. La pioggia prevista per la serata non sembra comunque preoccupare tanti supporter giunti fin qui, che come potete sentire dai cori di incitamento sono accorsi numerosissimi. Siamo certi che pioggia o meno stasera sarà il pubblico a fare la differenza. Speriamo quindi che il calcio giocato faccia onore al loro entusiasmo. Che spettacolo incredibile qui allo stadio Dragão, uno degli stadi più importanti del Portogallo. Difesa a 3 con 5 centrocampisti. Qual è la tua opinione, Luca? È un modulo che esalta le caratteristiche di quei giocatori esterni abili sia in difesa che in attacco. Ma qui è il centrocampista centrale l'uomo di equilibrio per antonomasia. Si occupa di proteggere al centro i compagni di retroguardia, ma è anche il collegamento con i colleghi di reparto per mantenere equilibrato tutto il centrocampo. D'utilità, piedi buoni e volontà di correre dove c'è più bisogno sono caratteristiche fondamentali in questo caso. La partita è iniziata. Lazzari, Milinkovic-Savic, palla a Correa, intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Ottiene un buon calcio di punizione ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Prova a verticalizzare. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. La gioca in profondità. Attenzione! Un intervento impeccabile! Se ne va! Buon lancio! Pericolo! Immobile. James Forrest. Il Celtic sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo ripressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti. Attenzione al tiro! E c'è il gol della Lazio! C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi. Non poteva arrivarci, Fabio. Si ricomincia dall'1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Francesco Acerbi. Lungo passaggio in avanti. Passaggio profondo per Milinkovic. E il portiere dice di no. Che salvataggio da parte del portiere. Il portiere non ha trattenuto la palla, ma poi è riuscito ad agguantarla con un bel gesto. Decide di sfruttare la fascia. Scodella in avanti. Occasione per il contropiede. È tutto solo da Immobile. Grande parata del
dell'estremo difensore. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Ci prova di testa. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Prova a giocarla in profondità. Lazzari, di forza. Luis Alberto cerca di pescare il compagno col filtrante. Correa! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è la palla lunga, in avanti. Ma calcio di punizione per il Celtic. Di testa, è arrivato bene sul cross. Conclusione così così, per la verità. Ricevere un pallone che arriva da dietro non è per niente semplice. Ha dovuto concludere da una posizione inusuale. Peccato, perché sarebbe stato davvero un gran gol. James Forrest. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Primo tempo che finisce qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. 45 minuti già in archivio, il punto di Luca. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Tenta di scavalcare la mediana. Vediamo se può capitalizzare. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. James Forrest. Il suo pallone è morbido. Luis Alberto. Lulic. Lucas. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Lucas con il fallo.
Grande parata di Stracoscia. Lulic. Palla in avanti verso il compagno. Correa. Oggi ci ha fatto vedere le sue abilità. Immobile. La palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. Ha dimostrato una grande visione di gioco. Un passaggio fatto con il contagiri. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Salta e colpisce di testa! Niente da fare, ha perso una buona occasione. Solo gol a referto, fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Qui può partire il contropiede. Immobile. Lucas. La mette in avanti. La gioca a sinistra. Lulic. Cerca il compagno in area. E va a colpire di testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Savic ha dimostrato che gli inserimenti dei centrocampisti sono un'arma imprevedibile ed estremamente efficace. James Forrest si allunga e trova la palla. Calcio di punizione per il Celtic. Allarga il gioco con pallone a sinistra. La mette in mezzo. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Cerca l'uomo là davanti. Forrest. Cerca la profondità. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Va il tiro! Grande parata di Foster! Vicinissimi al gol del 2-0. Grazie a lui la sua squadra è ancora in partita. Grande parata questa! Nuova energia dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Era chiaramente in... Lucas! Una buona iniziativa, ma non è bastata. Pallone lungo, in verticale. Prova a metterci il piede. Calcio di punizione per il Celtic. Cerca il tiro. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Ecco il filtrante per Immobile. Riceve in ottima posizione. Solo il portiere si frappone tra lui e il gol. Tiro di Lazzari! E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. La progressione è stata perfetta. Il tiro però solo discreto, forse non è riuscito a impattare la palla come voleva.
c'è il colpo di testa! Occasione fallita, è stato sfortunato. La Lazio. E l'arbitro dice che può bastare. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato. È bastata una...